Salve a tutti, siamo alla lezione numero 21 e parleremo della cifratura del basso, siglatura degli accordi italiana e internazionale. La notazione musicale nel corso dei secoli è sempre stata oggetto di semplificazioni, sia nelle parti di sostegno e di completamento, sia nella melodia. Per quest'ultima basti pensare a tutti i segni di abbellimento, trilli, gruppetti, eccetera, che ogni autore ha usato. Tralasciando le notazioni alfabetiche antiche, ma usate ancora da Bach, basta vedere i manoscritti, la prima grande semplificazione fu, per quanto riguarda gli accordi, dal 1600 in avanti il basso numerato o basso continuo. Questo procedimento consiste nell'apporre una cifratura sopra o sotto la nota del basso, che indica le note da suonare all'intervallo stabilito per realizzare l'accordo di accompagnamento. Abbiamo già visto alcuni esempi nelle lezioni precedenti, ora riassumeremo e completeremo i principi fondamentali che regolano il basso numerato. Se la nota del basso non è numerata, si realizzerà l'accordo perfetto. Il modo maggiore o minore sarà determinato dalla tonalità del brano. L'ordine delle note poste al di sopra del basso potrà variare, come pure il numero di voci. La grafia del primo rivolto 3-6 si semplifica con 6 e le voci superiori spesso non raddoppiano il basso. Il secondo rivolto si indica con 4-6 e a 4 voci si raddoppia il basso. Vediamo qualche esempio. Questo è un Re maggiore, è scritta solo la nota del basso, si realizza così a 4 voci. Oppure a 3 voci. Questo è l'accordo perfetto. Ora vedremo i rivolti. Il primo rivolto, 3-6, sempre in Re maggiore, a 4 voci c'è un Fa diesis con scritto 6. A 4 voci si completa così, a 3 voci così. Il terzo rivolto, 4-6, La con 4-6 si realizza così, a 4 voci. Con il raddoppio del basso, mentre a 3 voci mettiamo le note mancanti. Il 7 indica l'accordo di settima che potrà trovarsi sulla dominante e anche su altri gradi. Nella settima di dominante allo stato fondamentale e a 4 voci si usa a raddoppiare la fondamentale ed eliminare la quinta. Ad esempio, siamo in tonalità di Fa maggiore, il quinto grado porta il numero 7 e a 4 voci si può realizzare così, così o così. Tutte e tre le realizzazioni sono mancanti della quinta. Manca il Sol praticamente. Poi sul secondo grado di Fa maggiore potremo trovare un Sol con 7 ed è una settima di seconda specie. Sul terzo grado, La con 7, sul quarto grado, Si bemolle con 7, sul sesto grado e sul settimo grado, con il Si bemolle perché è in chiave, siamo in Fa maggiore. Il primo rivolto della settima, 3-5-6, si semplifica con 5-6. Il secondo rivolto 3-4-6 con 3-4 e il terzo rivolto 2-4-6 con 2-4 oppure solamente 2. C'è da dire subito una cosa, che se nella settima allo stato fondamentale noi possiamo togliere la quinta, nei rivolti le note ci devono essere tutte, quindi sarà sempre una realizzazione a 4 voci. Il Mi con 5-6 sarà primo rivolto, così o così. Il Sol con 3-4, così o così. Il Si bemolle, perché è in chiave, con 7, con 2-4-6, scusate.
prevede un accordo di settima, così. Ci sono tutte le note della settima. Un diesis posto accanto a un numero indica che la nota corrispondente dovrà essere alterata, così pure per il bemolle. Se abbiamo un Si con 6, noi suoniamo così. Ma se il 6 ha accanto un diesis, lo suoneremo così. Cioè la sesta sarà innalzata. Se siamo in Sol minore, perché abbiamo Si bemolle e Mi bemolle in chiave, un Sol con 5 si realizzerà così. Un Sol con 5 bemolle, così. Significa che la quinta è stata abbassata con il bemolle. Nella musica pop italiana e nelle trascrizioni facilitate di qualsiasi genere, gli accordi da usare sono indicati da sigle con il nome della nota fondamentale, poste sotto il pentagramma della melodia. L'accordo maggiore si indica col nome della nota maiuscolo. La maiuscolo significa La maggiore. L'accordo minore si indica con il nome della nota maiuscola seguita da min oppure dal segno meno. La min o la meno. È così. L'accordo di settima in qualunque grado della scala si indica con 7, sia per gli accordi maggiori che per gli accordi minori. Quindi possiamo avere Do settima e sarà così. Do minore settima. Fa diesis settima, fa diesis minore settima. L'intervallo di settima compreso nell'accordo può essere minore, come nel caso della settima di dominante Do Si bemolle, o può essere un intervallo maggiore con cioè un semitono più ampio Do Si. L'accordo con la settima maggiore si indica con il segno più che segue il numero 7. Do 7 più si suona così. Il primo rivolto dell'accordo perfetto si indica col nome dell'accordo seguito da uno slash e poi dal nome della nota che sarà posta al basso. Un Mi minore slash Sol sarà un Mi minore con il Sol al basso. Cioè il primo rivolto. Il secondo rivolto è usato più raramente e si indica allo stesso modo. Ora facciamo qualche esempio. La. La minore. Do settima. Do minore settima. Fa diesis settima. Fa diesis minore settima. Do settima più. Do sesta. In questo caso si tratta di un Do maggiore con una sesta aggiunta. Do settima diminuita. Mi slash Sol. Sarà un Mi minore con il Sol al basso. La musica jazz, ricca di accordi anche molto complessi, usa il sistema di notazione inglese o internazionale. In questo sistema le note sono indicate dalle lettere dell'alfabeto A, B, C, D, E, F, G, che corrispondono alle note La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol. Nell'esempio vedremo le sigle e le realizzazioni degli accordi più comuni. Attenzione! Se lo spartito di jazz è su un unico pentagramma, le sigle degli accordi saranno poste sopra lo stesso e non sotto, a differenza degli spartiti italiani pop e delle trascrizioni. Questo perché il testo negli spartiti internazionali è scritto sotto il pentagramma, mentre in quelli italiani è scritto sopra. Il posto giusto per scrivere un testo sotto una melodia è sotto, quindi gli accordi dovrebbero essere scritti sopra. La sigla Ma o Mai non si riferisce all'accordo, ma alla settima maggiore. La sigla Mi minor è invece riferita all'accordo. La lettera che segue lo slash indica il basso da usare per ottenere il rivolto desiderato. Facciamo qualche esempio. C, C7,
Ci ma 7 o ci mai 7. Ci mi 7. Ci 6. Ci 9. 6 9 significa un accordo maggiore con sesta e nona aggiunte. Ci diesis diminuito settima. Ci slash E. Ci slash G. Negli esercizi che seguono realizzeremo l'accompagnamento alle melodie seguendo le indicazioni di tipo italiano sotto il pentagramma e internazionali sopra il pentagramma. Come si potrà notare, ho usato molte posizioni fondamentali: La minore, Do maggiore, Sol maggiore, La minore, Mi, La minore, Do maggiore, Sol, La minore, Mi, La minore, eccetera. Questo modo di usare gli accordi non è usato nell'armonia tradizionale, però è una prassi che si usa abbastanza nelle trascrizioni facilitate. Vediamo un altro esempio, una trascrizione dell'aria sulla quarta corda di Bach. Prima vediamo un po' di accordi. Re maggiore. Re slash do diesis significa aggiungere il do diesis al basso. Si minore. Si minore slash la. Aggiungo il La sotto al Si minore. Sol, Mi, La, La settima, Fa diesis minore, quinta B. Quindi Fa diesis, ma la quinta bemolle è abbassata di un semitono. Si settima. Esempio. Ora suonerò un brano di Fats Waller con la grafia internazionale, cioè con gli accordi scritti sopra al rigo musicale. Thank you.
musicale jazzistica è molto semplificata rispetto a quello che è effettivamente suonato. L'accompagnamento può essere realizzato in vari modi, a seconda che il pianista suoni da solo o in formazione. Ma la cosa forse più importante però è l'accentuazione e l'ineguaglianza ritmica che pervade tutta la melodia. Le crome dell'esempio precedente dovranno essere suonate leggermente puntate, quella in battere lunga e quella in levare breve. Sono le cosiddette crome swing, un'ineguaglianza morbida che ricorda la terzina. Per inciso, l'ineguaglianza non scritta era usata già nel periodo barocco, soprattutto nella musica francese. Tralasciamo però tutto quel che riguarda l'improvvisazione jazzistica, una pratica che richiede grande esperienza e conoscenza dei vari stili. Per oggi è tutto, grazie per avermi seguito e alla prossima lezione.